Un saluto a tutti dal Critigone. Il prodotto che vi mostrerò è lo speaker della marca GGMM, modello M4. Si tratta del modello intermedio della famiglia GGMM, formata da quattro elementi. La caratteristica principale di questo modello qui è la portabilità, perché grazie alla batteria interna, molto capiente, ci consente di portare con noi una potenza di 40 watt racchiusa in questo oggetto di design, peraltro unico in quanto la suddetta marca è solita assemblare a mano ciascun articolo. Altre caratteristiche interessanti sono il multi-room play, il super bus e l'applicazione mobile, che mette a disposizione un manuale step by step per insegnare all'utente a sfruttare questo prodotto. L'interfaccia è davvero minimale. Nel pannello superiore troviamo 5 pulsanti, due dei quali per la regolazione del volume, uno per il super bus, che consiste nell'attivazione dei due subwoofer che si trovano nel lato posteriore dello speaker. Un pulsante per modificare la modalità di connessione, infine un tasto power che ci consente di accendere lo speaker e di impostare lo stato di standby. Sul retro, tra i due coni, troviamo un pulsante di reset, una presa DC in e una presa aux in da 3,5 mm. Come detto prima, questo stereo offre tre possibilità di connessione. La prima è il wifi. Non appena accenderete lo speaker, noterete una luce viola. È il wifi che è in fase di inizializzazione. Successivamente la luce diverrà blu e sarà disponibile alla ricerca attraverso un dispositivo esterno, come uno smartphone ad esempio. La seconda è il Bluetooth. Niente di più semplice. Andiamo a cliccare sul tasto mod e aspettiamo che compaia la lucina bianca che inizierà a lampeggiare per segnalarci la fase di pairing. La terza modalità è il cavo aux, che potremo collegare direttamente dietro lo speaker. Per attivarla sarà sufficiente premere di nuovo il tasto mod e vedremo accendersi una luce verde. All'interno della confezione troviamo anche una comoda cinta con due buchi per ciascuna estremità. Inserirla non sarà difficile perché già è stata intaccata in un lato. Come potete vedere, è sufficiente allargare l'asola e far entrare il perno all'interno di essa. Ecco qui, guardate che spettacolo. Questo è ciò che intendevo con portabilità. Resta molto semplice la connessione Bluetooth. Come abbiamo fatto finora per qualsiasi altra periferica, sarà necessario impostare tramite il tasto mod il settaggio di pairing e successivamente cercare dal nostro smartphone o tablet la periferica chiamata GGMM M4. Non sarà molto diverso per quanto riguarda la connessione Wi-Fi Direct. Andremo nelle impostazioni dove troveremo le nostre reti Wi-Fi e troveremo la rete GGMM M4 che sarà quella prodotta dal nostro speaker. L'applicazione GGMM Music vi permette tramite un tutorial, diciamo step by step, di scegliere la modalità di connessione, quindi abbiamo wifi, abbiamo bluetooth, abbiamo cavo aux, e di effettuare la connessione direttamente dall'applicazione, come vedete, tornando indietro, andando all'interno, diciamo, delle opzioni che ci vengono indicate. Possiamo scegliere se far fare da router direttamente al nostro speaker, quindi connettendoci automaticamente al wifi dello speaker mentre lo speaker si connette al wifi di casa nostra, consentendoci così di navigare. E per inviare le canzoni sarà possibile utilizzare la funzione DLNA all'interno di questa app. A questo punto non mi resta altro che farvi ascoltare un esempio di brano riprodotto dal nostro speaker per farvi capire come si sente.